Messina cerca punti pesanti sul campo di Firenze. La squadra giallorossa sa che per migliorare la classifica è indispensabile un risultato positivo contro la Fiorentina. Fiorentina che schiera tra i pali Albertosi, un altro grande portiere del calcio italiano. Dopo Zoff, quindi, Albertosi è lui a sbarrare la strada all'attacco giallorosso. Il Messina affronta l'avversario a viso aperto fin dalle battute iniziali e lo fa con un gran tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa con Albertosi ormai fuori causa e il campanello d'allarme per la formazione viola che a questo punto cerca di contenere gli attacchi del Messina che sono ripetuti come in questa circostanza. Ma Albertosi è bravo, è pronto, bello il suo volo a bloccare il pallone calciato da Bagatti. Fiorentina che comunque si fa sempre pericolosa e attacca con Ambri nel settore destro del campo. Su di lui si porta Gelfi, ma un solo giocatore non basta a contenere l'ala destra viola. Sono due adesso i giocatori del Messina a fronteggiarlo, ma riesce in qualche modo a mettere in mezzo un ottimo pallone che Maschio riesce a deviare, ma è molto bravo Recchi a respingere. Al 45esimo c'è un calcio di rigore per il Messina, le immagini del rigore non ci sono, ma c'è la trasformazione effettuata da Bagatti che ha spiazzato totalmente Ricchi Albertosi che sconsolato prende il pallone e lo scaramenta in avanti. Il primo tempo si chiude dunque con il Messina in vantaggio di un gol, un vantaggio assolutamente insperato che la formazione giallorossa vuole a tutti i costi portare avanti fino al 90esimo minuto di gara. Deve fare i conti però con l'attacco viola. Morrone, Maschio, Orlando, Ambrin non ci stanno però e si portano all'interno dell'area di rigore del Messina dove Garbuglia frena il pallone con una mano e calcio di rigore. Barazzini di Parma, che è il direttore di gara, con calma olimpica indica il dischetto. C'è soltanto qualche discussione, poi la trasformazione perfetta di Orlando, pallone da un lato, Recchia dall'altro. A questo punto la Fiorentina ci crede, vuole vincere la partita e tenta di farlo, ma si oppone Recchia da par suo. È molto bravo il portiere del Messina anche in questa circostanza. Il Messina dal canto suo non ci sta, l'1-1 probabilmente gli sta stretto, ma l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi, finisce dunque in parità e per il Messina è un punto assolutamente importante, ottenuto peraltro su un campo molto difficile. Punto prezioso e inatteso, infatti, titola la Gazzetta del Sud, lo stadio fiorentino porta bene al Messina. Un punto che è strameritato e ottenuto al termine di una partita giocata con intelligenza. Colombane negli spogliatoi dice che il rigore contro il Messina non c'era, ma in effetti il fallo di mani da parte di Garbuglia era netto. E questa è la classifica. Il Messina adesso vede il quart'ultimo posto ad una sola lunghezza.